Per il sesto appuntamento della stagione, i protagonisti del campionato mondiale Endurance si sono trasferiti in Cina per la 6 ore di Shanghai. Una gara nella quale lo spettacolo non è certo mancato, così come il pubblico ha corso in massa al tracciato per godersi il grande show che Toyota, Audi e Porsche promettevano a tutti gli appassionati. Dopo la pole a sorpresa staccata dalla Porsche 919 Hybrid di Romain Dumas e Neil Yani, in gara si è assistito a un altro dominio della Toyota, che dopo la doppietta conquistata in Giappone, anche in Cina ha annichilito la concorrenza con un terrificante 1-2 che lancia la casa nipponica verso la conquista del campionato. Alla fine a trionfare è stata la TS040 numero 8, condotta da Sébastien Buemi e Anthony Davidson, dopo una lotta con la gemella numero 7, affidata a Stéphane Sarrazin, Alexander Wurz e Kazuki Nakajima. Per i due prototipi nipponici è stata una vera e propria passerella, imprendibili sin dai primi scampoli di gara, protrattasi poi come lotta in famiglia e portata a termine con una grande doppietta, nonché la quarta vittoria su 6 gare disputate in questo 2014. Le due Porsche, dal canto loro, scattate bene alla partenza, hanno guidato la gara durante la prima ora, anche a causa di una diversa strategia scelta dalla Toyota sui pit stop, ma poi non hanno potuto contenere il ritorno delle vetture giapponesi e con il passare dei giri hanno dovuto arrendersi all'inevitabile. Il prototipo tedesco, comunque, al primo anno nel campionato, sembra finalmente in crescita e il primo podio da rientro nella serie, colto da Neil Yani, Romain Dumas e Mark Leeb con la vettura numero 14, è la giusta ricompensa per un buon fine settimana, culminato con un risultato degno del blasone della casa tedesca, mentre la Porsche 919 Hybrid numero 20 di Weber, Hartley e Berhardt ha chiuso al sesto posto. Male ancora una volta invece sono andate le Audi R18 e-tron 4, che dopo la grande vittoria nella 24 ore di Le Mans aveva illuso i suoi tifosi, per poi perdere terreno con una vettura non abbastanza competitiva rispetto alla concorrenza. Le due vetture di Ingolstadt non sono mai apparse in corsa per la vittoria, rendendosi protagoniste di una gara al di sotto delle aspettative. Il quarto e il quinto posto finale portato a casa dagli equipaggi formati da Fassler, Lotterer, Trelouillet e di Grassi, Duval, Christensen non possono certo soddisfare i vertici dell'Audi Sport, che vede il campionato prendere inesorabilmente la via che porta alla Toyota. Ora la casa giapponese ha messo infatti una seria ipoteca sul titolo mondiale Endurance, perché nei costruttori guida la classifica con 226 punti contro i 197 dell'Audi, mentre tra i piloti Buemi e Davidson sono primi con 147 punti contro i 105 di Lotterer, Fassler e Trelouillet, a 2 gare dal termine. Prossimo appuntamento il 15 novembre con la 6 ore del Bahrain.